Ma io sono molto sereno, trovo che c'è stato un giudice coraggioso ed onesto che ha resistito a una impostazione accusatoria che palesemente era priva di fondamento e quindi ha tirato le conseguenze naturali con una assoluzione, quella che mi riguarda, per non avere compiuto il fatto. Era una sentenza che mi attendevo perché sono sempre stato sostenuto in questi anni dalla mia coscienza personale, dalla sicurezza di non avere prestato minimamente il fianco a nessuna di quelle supposizioni, suggestioni, immaginazioni ai quali i pubblici ministeri che si occupano di me si sono ripetutamente abbandonati. Sono un uomo politico che ha servito lo Stato, sono stato quasi 10 anni al governo, con estrema lealtà e dedizione. E in tutta la vicenda del 91, del 92 non ho avuto la benché minima esitazione. Il rischio della vita personale non ha mai occupato un attimo della mia mente. E quindi mi sono ben guardato dal farmi passare la voglia di porre il mio problema come un problema prioritario. E poi peraltro trovo ridicolo che si pensi che l'arma dei carabinieri, che un po' di generali dei carabinieri si siano fatti influenzare da me. Chi sostiene questa tesi non sa neppure cosa significa l'arma dei carabinieri nella storia d'Italia.